Questa è la 21esima edizione. Dopo l'incontro con gli spagnoli dell'anno scorso, avevamo qualche difficoltà nell'individuare una nazione che potesse essere all'altezza dell'edizione precedente, ma abbiamo scelto la Lituania perché ci garantiva una certa continuità con l'edizione polacca del 2011, e la scelta ci ha dato ragione perché gli autori selezionati che oggi abbiamo qui tra di noi sono a loro modo delle persone estremamente interessanti, dai giovani, dai giovanissimi, anzi abbiamo una scrittrice che ha 37 anni e ha già scritto dei volumi che sono apprezzati, tradotti in tantissime lingue, venduti, best seller in Polonia, e uno scrittore giovane che ha scritto un libro particolarmente interessante che ha coinvolto molto anche i nostri giovani lettori. Poi noi continueremo il lavoro con i lavori per la preparazione del volume che sarà dedicato alla letteratura e alla cultura della Lituania e che verrà presentato a novembre, quando avremo qui ospiti ancora gli scrittori, via dicendo. Gli autori sono quattro, perché ci sono tre autori di narrativa e uno di saggistica. Il premio della saggistica lo abbiamo già assegnato a Donkis, che tra l'altro è una europarlamentare. E poi oggi ci sono in lizza invece i tre autori della narrativa. Quello che ci ha fatto particolarmente piacere è che è stata la Lituania stessa che, venuta a conoscenza di questo premio, ci ha chiesto se potevamo dedicare un'edizione anche alla narrativa lituana. Il premio Cerbi rappresenta per Castel Goffredo la punta di diamante delle manifestazioni culturali. Questa è la 21esima edizione, quindi sono 20 anni che il premio si ripete. Abbiamo avuto ospiti di straordinaria importanza come Jeremy Rifkin, solo per ricordarne uno, e quindi è un'occasione alla quale noi teniamo moltissimo. Lo testimonia il fatto che la proprietà del premio in quanto tale appartiene alla città di Castel Goffredo. Noi attendiamo ogni anno questo evento con grande impazienza, siamo lieti quest'anno di ospitare i nostri amici della Lituania e ci auguriamo che questa manifestazione possa rivelarsi riuscita almeno quanto quelle che l'hanno preceduta. Vincitore del premio Cerbi 2013. C'è qualcosa nella scrittura di Meras che induce a ripercorrere le pagine lentamente per cogliere quanto era sfuggito nella densità evocativa del romanzo. Dettagli, a volte, oppure figure anonime che nello stile asciutto e impeccabile dell'autore aggiungono chiaroscuri per nulla marginali alla coralità della scrittura. Quindi complimenti, e complimenti a tutti i nostri autori.